Assunta Barbieri, veniamo da un anno scolastico veramente anomalo, dove per la prima volta nella storia dell'umanità, possiamo dire, ci sono state le lezioni a distanza. Soprattutto andiamo incontro all'apertura di un anno scolastico con tante incertezze comunque che pervadono in modo particolare i genitori. A che punto siamo qui al liceo per la riapertura? Allora, come tu stesso hai detto, veniamo da un anno particolarmente difficile e unico nella sua storia ci accingiamo a inaugurare un anno scolastico altrettanto incerto, perché sebbene durante tutta l'estate, devo dire la verità, c'è stato un lavoro incessante da parte di tutti gli enti preposti, a cominciare dal Ministro, da Pubblica Istruzione, a finire a tutti i dirigenti e delle funzioni di staff che hanno lavorato incessantemente senza neanche fare le ferie per cercare di calibrare in maniera corretta anche le norme che mano a mano si sono succedute. Come sappiamo esiste un comitato tecnico scientifico, esistono dei tavoli di lavoro sia a livello nazionale che a livello regionale che devono sovraintendere alla riapertura, al riavvio di quest'anno scolastico, che deve esserci perché i ragazzi devono tornare sicuramente a scuola, ma tornare a scuola in sicurezza. Questa è la premura di tutte le persone che girano intorno a questa riapertura, a incominciare anche dai dirigenti scolastici. Noi tutti siamo qui e io in particolare ho preso servizio ieri mattina, adesso sto già appunto valutando, verificando tutto il lavoro che è il buon, grande lavoro che è stato fatto dal mio predecessore, il preside Gianpietro Carise, che già si era chiaramente attivato in questo senso, per poter adesso definire in base a quelle che sono le ultime indicazioni come e soprattutto quando riaprire, perché in questo momento in Campania c'è anche l'incertezza sulla data di riapertura a causa di questa curva epidemiologica che continua purtroppo a salire. Domani sera ci sarà una riunione, l'assessore Fortini, il presidente De Luca hanno convocato le parti sociali alla regione alle 19 e lì verranno date indicazioni, perché ci sarebbe anche la possibilità, qualcuno ha vociferato, di un possibile slittamento a dopo le elezioni. Ma nulla di questo ad oggi per la campagna è stato ancora definito. Ad oggi la data di apertura resta il 14 e per quella data noi, in vista di quella riapertura, stiamo cercando di attrezzarci con tutto quello che prevedono le indicazioni e le varie linee guida che sono arrivate, quindi cominciare dagli ingressi scaglionati, dalle indicazioni sui percorsi, dalla capienza e quindi dal numero massimo ospitabile in ogni ambiente di studenti e docenti, ci stiamo preoccupando dei lavoratori fragili, degli alunni fragili, tutto quello che noi possiamo fare lo stiamo facendo e lo faremo chiaramente, e le incertezze permangono per quel che riguarda che cosa succederà quando si riaprono le scuole. Certo, questo è un punto interrogativo che non credo che possa avere risposta, purtroppo lo potremo soltanto quando le scuole verranno riaperte. Per quel che riguarda poi la didattica a distanza, voglio precisare, ci sono state delle indicazioni, sono state emanate le linee guida della didattica digitale integrata, che danno delle indicazioni ben precise a secondo dell'ordine di scuola, a secondo se ci sarà il lockdown o non ci sarà il lockdown, e per come comportarsi. Ogni scuola dovrà dotarsi proprio di un piano proprio della didattica digitale integrata da inserire nel proprio POTOF, e anche al liceo stiamo già attrezzandoci in questo senso.